Buonasera a tutti. È una bellissima emozione, un colpo d'occhio stupendo. Grazie a tutti voi, grazie davvero. Vorrei fare, prima di tutto, vorrei estendere i ringraziamenti al Comune di Roma, al Comune di Milano, alle autorità di pubblica sicurezza per averci concesso queste piazze così importanti, Piazza del Popolo e Piazza del Duomo. Grazie a tutti gli amici di Ati Gioco Lecito, all'ufficio stampa, allo staff, ad Agimeg e Gioco News che modereranno queste manifestazioni e a tutti i compagni di questo viaggio iniziato il 5 gennaio, per tutto l'impegno profuso per la riuscita delle manifestazioni. Ati Gioco Lecito, l'abbiamo detto più volte, non è un'associazione di categoria, ma semplicemente un gruppo di imprenditori, di lavoratori del gioco legale, nato esclusivamente per promuovere questa iniziativa e per dimostrare alle istituzioni e ai media che le lavoratrici e i lavoratori del gioco legale non sono invisibili. La missione di Ati Gioco Lecito si conclude qui oggi con la soddisfazione di vedervi tutti qui riuniti ed è meraviglioso. Vorrei ringraziare a nome di tutti, indistintamente tutte le associazioni di categoria che hanno sposato questa manifestazione e questa iniziativa. Un evento unico, una doppia manifestazione in contemporanea a Roma e a Milano che rappresentasse tutti voi lavoratori del gioco lecito. Consentitemi anche un riconoscimento particolare ai presidenti dei CNI e della Confederazione Giocare Italia per aver richiesto e ottenuto i permessi e le autorizzazioni per svolgere le manifestazioni in queste piazze. Ma soprattutto vorrei che il ringraziamento più grande venisse esteso a voi, lavoratrici e lavoratori del gioco legale, alle vostre aziende e alle vostre famiglie. Grazie per essere qui, nonostante tutte le difficoltà che state vivendo e che stiamo vivendo insieme. L'applauso più forte, a nome di tutto il comparto del gioco lecito, va a voi. Grazie. Il lavoro non è un gioco. L'emergenza sanitaria che è scoppiata nell'ultimo anno e tutti i provvedimenti restrittivi che ne sono conseguiti hanno provocato una gravissima crisi economica agli occhi di tutti. Il settore del gioco lecito, che è già stato provato duramente da inasprimenti fiscali sempre più incessanti, da normative restrittive a livello locale, è stato quello che forse ha subito le ripercussioni più dure. Il gioco lecito è stato uno dei settori che ha sopportato il più lungo periodo di sospensione delle attività. Ad oggi abbiamo raggiunto, per via dei vari DPCM, i 220 giorni di chiusura obbligata delle nostre attività, con alcune regioni che addirittura dopo il primo lockdown hanno posticipato arbitrariamente l'avvio della ripartenza del comparto. La chiusura prolungata ha comportato poi un crollo di fatturati delle aziende di gioco, con dei ristori assolutamente insufficienti ed arrivati con un ritardo inaccettabile. Cito la CGA di Mestre, che è una fonte autorevole e imparziale, ovvero che i ristori che sono stati concessi alle aziende chiuse durante il periodo Covid hanno coperto circa il 14,5% del fatturato. È una cifra già di per sé risibile se consideriamo i costi fissi delle attività, assolutamente insufficiente per fronteggiare una crisi come quella che stiamo vivendo. Servono quindi interventi più sostenuti e adeguati. Siamo stati tra i primi settori ad adottare protocolli di sicurezza molto stringenti, recependo ed implementando le linee guida governativa. Nonostante ciò, continuiamo a rimanere chiusi e nonostante non siano state mai registrate
sanzioni in ambienti di gioco, né tantomeno focolai dell'epidemia. Siamo stati poi anche l'unico settore che in piena emergenza, e ricordiamolo, pur lavorando in virtù di concessioni e autorizzazioni dello Stato, ha dovuto subire un ulteriore stress finanziario per il diniego da parte di molti istituti bancari di concedere credito per presunte ragioni etiche e non per merito creditizio, subendo anche su questo fronte delle arbitrarie discriminazioni. Siamo l'unico settore che ha subito durante il lockdown aumenti di tassazione che fiaccheranno ulteriormente la ripresa delle nostre aziende. Qualcuno nel frattempo ha dovuto chiudere, e a loro vanno tutta la nostra solidarietà, ma anche con tutto l'impegno e il sacrificio ci sarà chi non potrà riaprire perché colpito da leggi regionali ad effetto espulsivo senza ricevere alcun indennizzo. Anni di lavoro onesto spazzati via, investimenti vanificati e migliaia di posti di lavoro perduti. Questo rappresenta e certifica lo stato di profonda crisi del nostro settore, che non è più in grado di sopportare ulteriori differimenti della riapertura. È per questo che siamo qui, per far sentire il nostro grido di allarme in queste piazze. Chiediamo tutti insieme a gran voce la riapertura in sicurezza e nei tempi più rapidi possibili dell'attività di gioco, compatibilmente con l'andamento della pandemia ed in linea con quanto previsto per le altre attività assimilabili, per ampiezza dei locali, frequenza e permanenza della clientela, oggi autorizzate nelle zone gialle. Non chiediamo un trattamento di favore, ma solo che vengano riconosciute le stesse garanzie previste per gli altri settori economici. Auspichiamo che le associazioni di categoria possano trovare nel nuovo governo, al quale vanno i nostri migliori auguri, un interlocutore attento per rafforzare il dialogo e trovare un'equa soluzione ai nostri problemi. È indispensabile, tuttavia, agire con urgenza per garantire la tenuta delle imprese del gioco legale. Giova ricordarlo che rappresenta una fetta importante del tessuto imprenditoriale italiano, che occupa 150.000 lavoratrici e lavoratori, rappresentando una fonte primaria di gettito erariale, fondamentale per consentire la ripartenza del sistema economico e produttivo del nostro Paese. Se non si interviene subito, un settore che oggi rappresenta un presidio di legalità e controllo dello Stato sul territorio verrebbe spazzato via per lasciare inesorabilmente campo libero alla criminalità. Non possiamo e non vogliamo permetterlo, perché il nostro lavoro non è un gioco. Grazie. Ora lascio la parola e la moderazione di questa bellissima giornata ai direttori Fabio Felici di Agimeg e Alessio Crisantemi di Gioco News. Grazie a tutti.